Sapere ed assistere, formazione e ricerca. Questo è il titolo dell'appuntamento che si sono dati il 1 marzo scorso al Policlinico Umberto I di Roma i centri e le associazioni che si occupano delle malattie rare. In occasione del Rare Disease Day, il convegno ha coinvolto tutti i soggetti del sistema sanitario e dell'università che a vario titolo possono contribuire al dibattito su prevenzione, diagnosi e formazione del personale sanitario. Dal 2009 ad oggi c'è stato un aumento del 100% del numero dei pazienti affetti da malattie rare. Meglio vuol dire che quando abbiamo aperto lo sportello nel 2009 erano soltanto 1.500. Oggi sono oltre 8.000, quindi c'è altro che forse molto di più del 400%, forse quasi il 450%, quindi una percentuale assolutamente importante che non solo sottolinea come si comincia a prendere coscienza di queste patologie, ma bisogna che queste patologie così numerose che adesso abbiamo, diciamo così, individuato, devono essere sostenute da risorse importanti sia dal punto di vista umano che dal punto di vista finanziario. Oggi le malattie rare diventano fondamentale perché sono malattie che non colpiscono il numero frequente di individui e come tali molti le sottovalutano, invece fanno parte integrante dell'intero patrimonio della malattia e quindi bisogna fare ricerca, curarle e soprattutto promuovere la conoscenza, perché sono malattie che da poco si conoscono, malattie che insorgono con lesioni che possono essere importanti e che se salvaguardate, prevenute e curate possono ridare una dignità umana a chi ne soffre. Beh, come è noto questo è un argomento abbastanza importante e delicato perché ovviamente quando le malattie sono rare e il mercato diciamo, è ristretto, c'è poca propensione delle industrie ad investire su farmaci che poi non abbiano un largo mercato. Per cui diciamo ci sia un impegno importante della parte pubblica, dell'università, da un punto di vista della ricerca e del sistema sanitario per garantire comunque ai malati la possibilità di una terapia. Questo è un problema diciamo, che stiamo affrontando sia da un punto di vista dell'innovazione farmacologica sia da un punto di vista della garanzia che non ci siano pazienti orfani di farmaci e farmaci orfani di finanziamenti e di impegno.